Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione M Sera. Ospite in questa puntata la presidente della Croce Rossa di Macerata e presidente anche della Fondazione Carima, Rosaria Del Balzo Ruiti. Buonasera. Buonasera e benvenuta. E iniziamo questa intervista parlando di Covid, dopo un anno di pandemia, un po' la sua esperienza, da un lato l'impegno quotidiano della Croce Rossa, in aiuto, per le persone, ma anche la sua esperienza personale come, positiva al Covid. Iniziamo dalla Croce Rossa. Che cosa ci può dire dopo un anno l'impegno quotidiano di tutti i volontari che ogni giorno vediamo? Anche partire con ambulanze, con questi vestiti. Dopo un anno sembra ormai aver fatto l'occhio a questo, in realtà per chi vive da vicino, qual è l'effetto? In realtà non ci siamo abituati a questa pandemia, ci siamo abituati ai ritmi che questa pandemia ci ha imposto. Non sembra vero, ma è già trascorso un anno. Dall'anno scorso è stato un vivere in trincea per 12 mesi, per 365 giorni. Ricordo ancora questa data, se non erro, il 9 di marzo che sancì l'inizio del lockdown ed entrammo proprio in forma a tutto tondo, in questo periodo così difficile. Come stato, diciamo che da un primo momento di grande smarrimento i protocolli si sono affinati, non senza una difficoltà emotiva incredibile. Abbiamo avuto un buon ritorno dei volontari. Le spiego: i primi tempi, i volontari, vista la pandemia, la paura, il non conoscere a fondo quello che ci aspettava, molti volontari si sono allontanati, ma con delle motivazioni serie. Tra l'altro, una motivazione seria è anche la paura, ma anche magari il avere delle persone anziane in casa, dei genitori anziani, persone malate, quindi il bisogno di mettersi in sicurezza, assolutamente legittimo. È passato un anno, molti, moltissimi volontari, ringraziando anche il sistema sanitario regionale, si sono vaccinati, sono stati vaccinati, per cui ora abbiamo i volontari che sono ritornati, hanno ricominciato a fare servizio, altrimenti prima purtroppo ci dovevamo basare sui dipendenti o su poche, per quanto mi riguarda, sono fortunata con il mio comitato, sempre il numero di persone che sono rimaste in servizio. Ora siamo a tutto tondo, continuiamo, certo, è ancora dura, i trasporti Covid aumentano in maniera esponenziale, tutti i giorni ce ne sono tanti, lo strano abbigliamento a cui lei faceva riferimento, queste tute in cui vengono chiuse, che sono assolutamente fondamentali per mettere in sicurezza le persone che trasportiamo e gli operatori che hanno bisogno di lavorare in sicurezza, perché il momento è molto difficile. Io mi auguro che la campagna vaccinale riprenda, è in corso, ma riprenda con un'accelerazione straordinaria. Più gente vacciniamo e più forse riusciremo veramente a tornare a un po' di sana normalità. Tra le varie ondate, un dato, ci sono stati giorni che ha visto impegnati fino a quanti operatori della Croce Rossa contemporaneamente? Guardi, ho un dato assolutamente freschissimo. La settimana scorsa, in una giornata normale, io ho avuto, nel comitato di Macerata, ho avuto 29 equipaggi in servizio, che considerando una media di due persone ad equipaggio, arriviamo quasi a 60 persone, tra dipendenti e volontari. Questo solo nel sanitario. Ci aggiunga poi quello che è lo zoccolo duro del sociale, perché noi nello scorso lockdown dell'anno passato avevamo il tempo della cosiddetta gentilezza, quindi i volontari che andavano a casa delle persone che non potevano uscire per portare medicine, andare a fare la spesa, rispondere a tutte le esigenze di una quotidianità modificata. E quest'anno continua, forse con minore richieste, però ci sono sempre persone anziane che non amano uscire, che hanno paura, che non sono ancora state vaccinate, persone che magari sono, tra virgolette, purtroppo chiuse in casa per una quarantena perché sono state contagiate. I contagi sono aumentati notevolmente. Noi quest'anno abbiamo avuto un numero molto più alto di persone che a casa stanno vivendo o hanno vissuto il Covid. Io ne sono un esempio vivente perché comunque a novembre dello scorso anno purtroppo sono diventata positiva al Covid e ho fatto tutto il mio percorso ringraziando la buona sorte a casa, non avendo necessità di ricovero, però ho vissuto il Covid in prima persona.
Che cosa ci può dire dell'esperienza? Un'esperienza molto forte, molto provante. Questo è un subdolovirus che fa star male fisicamente, destabilizza psicologicamente in un modo sconvolgente. Io lo dico peraltro usando un'espressione che non vuole essere un'espressione di privilegio, ma come presidente della Croce Rossa è normale che i miei ragazzi, la mia grande famiglia si sia stretta intorno a me in quel momento, per cui non facendomi avere delle difficoltà perlomeno nella gestione quotidiana, però il fatto di essere da soli, completamente da soli, un po' anche forse a volte abbandonati dal sistema sanitario, ma non per cattiva volontà, ma per mancanza di medici, per difficoltà di contagi, la paura vissuta da soli, senza avere la possibilità di risposte, è veramente difficile da gestire. Quindi un bruttissimo momento, anche avendo strumenti casalinghi, vedere la saturimetria del proprio respiro che diventa più affannoso, pensare di dover ricorrere al ricovero, pensare che il ricovero anche lì sarà nella solitudine, nella lontananza dagli affetti, dalle amicizie, dalle persone, che è stato un momento molto difficile, però con un po' di coraggio, via, si è affrontato. Io devo ringraziare, l'ho superato anche brillantemente, senza dover ricorrere appunto ai ricoveri ospedalieri, ed è passato. Sono ancora in possesso dei miei anticorpi, anzi vorrei ribadire, questo lo faccio perché sono convinta che noi dobbiamo ancora essere molto attenti nella prevenzione, tenere le distanze di sicurezza, non indossiamo le mascherine, io e la giornalista che mi sta intervistando, ma siamo Rispettiamo le assolutamente distanze. rispettando le distanze in maniera molto ferrea, per cui non abbiamo, e questo ci rende, perché vanno assolutamente rispettati e osservati i protocolli. Solo questo ci garantirà, insieme a una vaccinazione sempre più massiva, veramente di rivedere la luce in fondo al tunnel. E oltre alla malattia in sé, anche un virus della solitudine, più volte è stato definito il coronavirus. Che riflessione ha fatto su che cosa, quale può essere l'impegno della Croce Rossa e non solo anche del sistema socio-sanitario, al di là della parte proprio del bacino sanitario e del supporto psicosociale di questa malattia? Io ho vissuto molto, ho vissuto in prima persona tutte le problematiche, e un elemento mi è risultato estremamente forte: il bisogno di un potenziamento. Ne ho anche parlato a volte incontrando dei medici, degli amici, il potenziamento forte di una medicina territoriale, perché a volte per chi è solo in casa sarebbe sufficiente alzare un telefono, parlare dei propri dubbi, delle proprie perplessità, delle proprie paure, chiedere un chiarimento, una risposta decisa e professionale potrebbe risolvere tantissimi problemi. Quindi il non e favorire anche un non eccessivo affollamento dei pronti soccorsi e dei reparti dedicati appunto al ricovero dei positivi al Covid. Perché a volte basta veramente poco, essere lì da soli. Le giornate sono lunghe, sentendo comparire dei sintomi diversi, vedendo, provando delle sensazioni strane, una grande stanchezza. Io forse ricordo a volte veramente dei momenti di stanchezza tali da non riuscire nemmeno ad affrontare un piano di scale, un respiro che si faceva più affannoso, un dolore di ossa, dei sintomi che erano quelli normali del Covid, forse peraltro fortunatamente neanche esasperati nella loro gravità, nella loro importanza, però c'erano. Quindi alzare un telefono, io l'ho fatto, poi magari ecco, o avevo anche un bacino a cui rivolgermi abbastanza ampio, mi sono posta il problema di chi questo non potesse farlo e quindi di chi poteva in quel momento o ancora oggi vivere la malattia in un senso di solitudine che raggela e che peggiora la condizione. E
Anche tra gli operatori della Croce Rossa, dopo un anno, l'impatto psicologico di chi è continuamente a contatto con i positivi oppure anche con purtroppo tanti decessi che ogni giorno vediamo in questi numeri che arrivano? Un'esperienza molto provante per tutti, per i dipendenti, per i volontari, per i ragazzi giovani, perché comunque abbiamo tantissimi ragazzi di 18, 19, 20 anni che sono in servizio. Un impatto psicologico molto forte, tanto che io ho ritenuto doveroso, proprio per loro, per farli operare al meglio, mettere a disposizione gli psicologi che abbiamo, i nostri psicologi per la popolazione, ma anche per i nostri volontari, per elaborare questa, purtroppo, questo impatto forte con una malattia di tal tipo, anche perché a volte sono capitati episodi spiacevoli, magari andare a prendere una persona anziana nella propria casa e trovare la moglie che diceva fatti abbracciare, magari può essere l'ultima volta, quindi c'è da immaginare in una tensione emotiva e dolorosa molto forte, entrare in certi reparti, essere costretti anche fisicamente a vivere per ore e ore chiusi in una tuta che deve garantire l'assoluta diciamo protezione. Lei capisce, non è semplice dover vedere i segni, abbiamo l'infermiera che ormai è diventata quasi il manifesto di questa, no? Con i segni delle maschere che li lasciano sul volto, non è semplice per i ragazzi, però c'è sempre tanta buona volontà e io in queste occasioni riscopro in questa straordinaria associazione che è la Croce Rossa veramente un bisogno di correre al servizio di chi chiede aiuto. Problemi ma superabili, magari problemi che si buttano alle spalle, li risolviamo dopo, ma lì c'è da dare una risposta pronta, professionale, immediata, ma soprattutto ricca di umanità. Nella sua anche testimonianza ha fatto un po' questo esempio di come, facendo il paragone, la spagnola per suo padre, questa pandemia oggi del coronavirus, quindi anche per Croce Rossa è impegnata comunque nell'emergenza, vivere una pandemia è un momento di storia. Devo dire che questi ultimi anni sono stati estremamente provanti per la Croce Rossa in genere, per il mondo del volontariato, e ne è emerso un mondo del volontariato pronto immediatamente a rispondere senza opporre mai problemi e senza schierarsi o schermarsi mai dietro a un non partecipiamo, perché veniamo da anni in cui c'è stato un terremoto che ci ha visto in prima fila, non avevamo nemmeno ancora tirato un sospiro di sollievo perché ancora eravamo impegnati nelle zone terremotate, arriva una pandemia che è stato un qualcosa di nuovo, per cui ha comportato anche una formazione per questo, perché in fondo anche la formazione dei volontari, e noi come Croce Rossa teniamo tantissimo alla formazione che a volte diventa quasi, mi lasci dire, una formazione professionale, i nostri corsi durano tantissimo, siamo molto attenti a questo, è un po' un fiore all'occhiello che ci possiamo mettere, i volontari di Croce Rossa non fanno un semplice corso di primo soccorso, ma si preparano, e la pandemia ha offerto un'altra ulteriore occasione, quella di prepararsi ad eventi di questo tipo, quindi anche un discorso di preparazione, ci auguriamo di no, ma per il futuro non sappiamo cosa ci aspetterà, ma essere pronti è sempre lo strumento migliore per riuscire ad affrontare le situazioni. Pensando al dopo pandemia, come se lo immagina? Quali sono le prime cose che... Io sono piena di speranza, io sono convinta che abbiamo il dovere assolutamente di pensare che tutto riprenderà più presto, riprenderà l'economia, supereremo il disagio di tante famiglie, perché c'è un grande disagio di tante famiglie, sia da un punto di vista... Vede, io... trovo che ci sia più di un settore sul quale questa pandemia è entrata veramente in maniera prepotente, facendo grandi danni, va bene, la pandemia da un punto di vista sanitario, da un punto di vista economico è sotto gli occhi di tutti, i nostri assistiti, le dico la verità, stanno aumentando e noi come comitato di Macerata abbiamo un numero elevatissimo di nuclei familiari che assistiamo durante tutto l'anno, in tanti periodi stanno
stanno aumentando in maniera esponenziale, piccole imprese artigiane che chiudono, famiglie che hanno perso il lavoro o che non hanno una prospettiva lavorativa e che quindi sono in difficoltà economiche, ma non è solo questo, c'è un'emergenza psicologica. Torneremo, abbiamo vissuto anche un impatto forte con la malattia, lo hanno vissuto i ragazzini costretti a questa didattica a distanza, che sì è un modo di continuare la loro formazione scolastica, ma anche un modo di perdere un rapporto di interazione con i compagni, di contatto fisico, di gioco fatto insieme quando si è veramente, ma anche gli adulti, perché costretti a vivere negli spazi, non avere, non poter assumere, fare una vita normale, non fatta di grandi cose, ma veramente di una pizza mangiata la sera con tutta la famiglia, di una Pasqua, ci avviciniamo alle feste pasquali, passata insieme agli amici, ai parenti, godendo di uno stare insieme. Siamo italiani poi, lei lo sa meglio di me, abbiamo bisogno del contatto fisico, abbiamo bisogno della stretta di mano, abbiamo bisogno dell'abbraccio, viviamo di questo, stiamo tutti richiudendoci noi stessi e questo non fa bene, per cui invece ho la speranza che proprio con la forza che gli italiani dimostrano riusciremo ad uscire. C'è anche un altro problema che secondo me si presenterà, questo Covid ci ha un po' tra virgolette inibito nel continuare anche la prevenzione sanitaria che ognuno di noi deve fare, perché è un nostro dovere per prevenire malattie future. Siamo stati un po' allontanati dagli ospedali, dai centri, dalle unità operative di ospedali, perché per paura del Covid avremo bisogno di riprendere una serie di cose. Io spero che con l'estate arriverà una percentuale molto alta di vaccinati e noi potremo veramente ricominciare piano. Forse non torneremo più quelli che eravamo una volta, qualche cosa sarà cambiato, ma io spero che avremo lasciato indietro forse le cose meno importanti per una vita quotidiana serena e forse potremo averne portate invece a livello valoriale altre. Certo che io guardo positivo, anzi a volte quando troppo, no, andiamo avanti, guardiamo alla ripresa, guardiamo a una grande potenzialità che gli italiani hanno, qualche giorno fa leggevo sui giornali, parlavo, è stata chiesta anche la mia opinione su uno studio di fattibilità per l'alta velocità delle ferrovie dello Stato, per tutta la dorsale adriatica e adesso in questo momento parlare di denaro investito in questo, parlare di cifre importanti per gli studi di fattibilità, sembra un controsenso, ma abbiamo assolutamente, dobbiamo lasciare aperta la porta al nostro futuro, perché ricominceremo, saremo più attenti, saremo assolutamente costretti ad avere dei protocolli che condizioneranno almeno per ancora un bel po' di tempo la nostra vita, ma dobbiamo tornare alla normalità. E perché guardiamo al tutto come una parentesi che sarà stata dolorosissima, ognuno di noi porta il ricordo di persone, ma anche a noi vicine che non ci sono più, anziani che se ne sono andati, case di riposo che hanno vissuto momenti drammatici, il giorno della memoria del Covid in cui ricordiamo uno, però dobbiamo andare avanti. Qual è stato l'impegno della Fondazione Carima nell'emergenza? C'è stato l'impegno, non potevamo rimanere assolutamente fermi, figuriamoci, siamo a servizio di un territorio come fondazione, quindi abbiamo risposto già dalla prima chiamata che venne da quando si doveva iniziare ad allestire il Covid Center di Civitanova, chiacchiere, ci siamo anche lì, abbiamo sprecato o no del fiato, utile, non utile, era utile e l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo, ne stiamo valutando ora l'utilità, noi abbiamo partecipato, abbiamo acquistato un numero rilevante di letti di rianimazione, siamo molto attenti come fondazioni alle richieste di un sistema sanitario che in questo momento è sotto pressione, sotto stress, è veramente messo in discussione per tutto quello che sta affrontando. La fondazione è sempre in prima linea, risponde e continuerà a rispondere perché in fondo è la nostra missione, è una richiesta che dal territorio viene, è una richiesta alla quale non ci possiamo tirare indietro.
E anche per il futuro, come fondazione, quale attenzione? Di solito negli ultimi periodi, anche più nell'aspetto, ecco, socio-sanitario, continuerà in questa situazione, anche per una ripartenza, una ripresa culturale, cos'altro? Ma anche una ripresa economica, guardi, perché è importante la ripresa culturale, perché questo paese vive di cultura, vive di spettacolo, vive di turismo. Anche noi come Regione Marche, che siamo così una regione così straordinariamente bella e ricca, quindi da un punto di vista di recupero di opere, di architettoniche, di partecipazione ad eventi culturali, perché sono importanti anche quelli, ma di risposta alle esigenze che ci vengono segnalate dall'ASUR, tutto molto attento e tutto finalizzato. Vede, la nostra è una fondazione che ha avuto il coraggio di reagire a un colpo durissimo inferto dal crack di Banca delle Marche, eccetera. Un patrimonio che c'è, ma indubbiamente si è ridimensionato per tutto quello che abbiamo vissuto, però lo potenziamo con un modo di lavorare differente. Quindi non più una risposta alle esigenze e alle richieste, così magari quando si è un po' nell'abbondanza si risponde senza monitorare. No, invece un esame attento delle richieste del territorio per far sì che ogni euro che viene erogato vada veramente a buon fine. E rispondiamo ad esigenze anche collettive, perché io penso che la pandemia ci debba anche indirizzare verso un cambiamento di un modello culturale. Non più l'Italia, anche le Marche, dei comuni, dei campanili, non più noi, ognuno stretto nel suo giro della sua associazione, del suo stretto circolo di amicizie, di vicinanza, di territorio, che può sembrare una protezione, ma in realtà è un nemico anche a questo. Dobbiamo incominciare a collaborare insieme. Allora, se un progetto va avanti perché è condiviso da tanti, ben venga, perché sicuramente quel progetto, finanziato dalla Fondazione, riuscirà ad entrare in un territorio più vasto, in un gruppo di utenza più vasto e raggiungere una finalità migliore. E a proposito, ecco, di migliore, per uscire migliori di prima da questa pandemia, ecco, i maceratesi, questo territorio, da che cosa dovrebbero partire, magari migliorarsi? Misurarsi nel sapere, nell'avere la consapevolezza che il tutto passerà. Vacciniamoci, vacciniamoci senza paura, è un nostro dovere. Cerchiamo di. Io sto aspettando che i miei anticorpi scendano, che mi sono stati dati non come regalo, ma dall'aver vissuto una malattia, ma non esiterò neanche un istante. Vacciniamoci, rientriamo in un contesto normale, cerchiamo di affrontare, chiedendo aiuto senza avere problemi, le difficoltà economiche. I marchigiani sono tenaci, l'abbiamo visto quando tutta la zona che ha affrontato il terremoto. L'abbiamo visto nei modelli marchigiani che hanno fatto grande questa regione negli anni 70. Noi siamo dei lavoratori, abbiamo in fondo una forza dentro di noi, quindi ce la dobbiamo fare anche questa volta. Macerata deve ripartire. Qualche giorno fa si parlava con degli amici di Stagione Lirica, ma ben venga. La Stagione Lirica, lo Sferisterio, è la nostra azienda culturale, è il motore economico, turistico, sociale. Dobbiamo assolutamente ripartire, dare i piccoli segnali. Senza pensare ai grandi passi, piccoli segnali che ci possano portare fuori da tutto questo. Grazie per questa intervista a Rosaria del Balzo Ruiti, quindi chiudiamo con un messaggio di Di speranza. speranza, viene la Pasqua. Abbiamo attraversato veramente un passaggio con la pandemia, eccetera. La Pasqua sarà l'inizio veramente di una campagna di vaccinazione anche su questo territorio, che non è solo Macerata, perché coinvolgerà tutti i comuni del centro della provincia. Vacciniamoci, continuiamo a rispettare le regole, perché passo dopo passo riusciremo veramente a farcela. Sarà un momento di grande cambiamento. Grazie per questa intervista, Grazie a voi. grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.